Un volo che ovviamente non è passato inosservato sui social, dove in tanti hanno ripreso l'esatto momento della sua caduta, anche preoccupati per come stesse l'artista romana. E in effetti, Marcuzzi è apparsa piuttosto acciaccata e ha avuto bisogno dell'auto di Fabrizio Biggio, subito andato in suo soccorso non appena si è reso conto di quanto successo. Una serata decisamente sfortunata, visto che a inizio puntata anche l'ospite Maria Sole Poglio è inciampata in un gradino, cadendo a terra. Ma come sta ora Alessia? Si è ripresa dal tonfo a Centro Studio? Ecco cosa ha dichiarato. Bomerissima. Come sta Alessia Marcuzzi dopo il volo in diretta? Subito dopo essere caduta, nel rialzarsi, Marcuzzi aveva detto nel frattempo sono caduta, rovinosamente, credo di avere degli ematomi sulle ginocchia. Ma essendo ballerina, i ballerini sono un po' acciaccati e vanno avanti lo stesso. Un modo, ovviamente, per stemperare la tensione e anche la preoccupazione da parte di ospiti e pubblico, anche se indubbiamente un po' di male deve esserselo fatto. Da professionista, però, ha continuato la conduzione come se, più o meno, non fosse successo nulla di particolare. Più tardi, con ironia, ha voluto poi rincuorare ulteriormente gli spettatori, tramite il suo profilo social.